Proseguiamo ancora una volta con un altro esercizio riguardante le disequazioni esponenziali risolvibili con l'ausilio, con l'utilizzo dei logaritmi. 13 che moltiplica 10 elevato alla 2x meno 3, meno 4 che moltiplica 7 elevato alla 2x più 1, minore di 100 elevato alla x fratto 1000 più 35 per 7 alla 2x. Allora, intanto scriverei questo come 13 che moltiplica. Allora, 10 alla 2x meno 3 è sicuramente per la solita proprietà consueta delle potenze, un 10 alla 2x per un 10 alla meno 3. Meno 4 che moltiplica, anche in questo caso come qui, 7 alla 2x più 1 per proprietà delle potenze e 7 alla 2x per un 7 alla 1, quindi per un 7. Minore di 100 alla x lo possiamo scrivere come 10 al quadrato elevato alla x, quindi che proprietà di potenza è 10 alla 2x tutto fratto 10 al cubo, che è 1000, più 1,35 naturalmente che moltiplica un 7 alla 2x. Allora, 10 alla 2x, 10 al cubo lo porterei a sinistra, meno 4 per 7, che poi è un meno 28, per 7 alla 2x lo porterei a destra, cambiandoli rispettivamente di segno, ottenendo quindi un 13 per un 10 alla 2x, per un 10 alla meno 3, meno 10 alla 2x fratto 10 alla 3, è minore di un meno 4 per 7 fa meno 28, che trasformato a destra diventa un 28 per 7 alla 2x. Più un 35 per 7 alla 2x, dove, ripeto, non ho fatto altro che trasportare questo meno 4 per 7, quindi questo meno 28, farlo diventare 28 e trasportarlo in questo caso a destra. Naturalmente, in questo caso posso fare un minimo e un multiplo qui dalla parte sinistra, che è 10 al cubo, in maniera tale che quando lo moltiplico per 10 alla 3 viene un 10 alla 0, quindi 1, quindi faccio, vado a fare un 13 per 10 alla 2x meno un 10 alla 2x. Questo è minore di 28 più 35, che è un 63, che moltiplica un 7 alla 2x. Eccolo qua. Bene, a questo punto andrei a moltiplicare questo 10 al cubo per 63 per 7 alla 2x e scrivere 13 per 10 alla 2x meno 10 è un 12 che moltiplica un 10 alla 2x. Tutto questo è minore di un 63 per 10 elevato al cubo per 7 alla 2x. A sua volta 12 è un 3 per 4, no? Teniamo conto che 63 è un 7 per 9, quindi abbiamo un 3 per 4 per 10 alla 2x è minore di un 3 per 3 per 7, dove per 7 fa 63, per 10 al cubo per 7 alla 2x. Conviene scrivere così, abbiamo la situazione chiara. Dividiamo ambi i due numeri per 3, così alleggeriamo un po' la disequazione. E allora abbiamo che dividendo ambi i due membri per 1 fratto, cioè moltiplicando, oppure dividendo ambi i due membri per 7 alla 2x moltiplicato 4, otteniamo che 10 alla 2x fatto 7 alla 2x lo otteniamo a sinistra, è minore di un 3 per 7, 3 per 7 per 10 al cubo, tutto diviso 4. Che è un 2 al quadrato, peraltro, no? Scrivo così perché poi con le proprietà dei logaritmi ci conviene scriverle così. Allora, 10 alla 2x fratto 7 alla 2x è un 10 al quadrato alla x fratto 7 al quadrato alla x, quindi un 10 al quadrato fratto 7 al quadrato, che vedete non a caso lascio così tutto elevato alla x, minore di questo 3 per 7 per 10 al cubo fratto 2 al quadrato. Non è un caso che lascio le potenze così, eh. Se metto i logaritmi davanti a ciascuno dei due membri, e in particolare in questo caso davvero metto i logaritmi decimali, è conveniente, ottengo che, mettendo i logaritmi, ottengo che log di 10 al quadrato fratto 7 al quadrato alla x per proprietà dei logaritmi è x che moltiplica log di 10 al quadrato fratto 7 al quadrato, minore di logaritmo decimale di che cosa? Di questo 3 per 7 per 10 al cubo fratto 2 al quadrato. Altre proprietà dei logaritmi: logaritmo di a su b è log di a meno log di b.
Quindi log di 10 al quadrato fratto 7 al quadrato è log di 10 al quadrato meno log di 7 al quadrato. Quindi questo è un x che moltiplica logaritmo decimale 10 al quadrato meno logaritmo decimale di un 7 al quadrato minore di... Questo è un altro log di a fratto b che posso scriverlo come log di 3. Attenzione, log di 3 per 7 per 10 al cubo meno logaritmo di 2 al quadrato. Attenzione, a sua volta però log di 3 per 7 per 10 al cubo lo posso scrivere come log di 3, visto che uno un log di a per b per c è log di a più log di b più log di c. Quindi lo posso scrivere ancora come log di 10 al quadrato, logaritmo in base 10 di 10 al quadrato è 2 per definizione di logaritmo, quindi è x che moltiplica un 2, attenzione, meno log di 7 al quadrato è 2 volte log di 7, altra proprietà che abbiamo applicato prima dei logaritmi, minore di log di 3 più logaritmo decimale di 7 più logaritmo in base 10, 10 al cubo è 3, meno log di 2 al quadrato è 2 volte log di 2. A questo punto, dividendo ambedue numeri per 2 meno 2 log di 7, otteniamo la soluzione che poi peraltro è quella del testo, che mi trova in questo caso d'accordo, x minore di logaritmo decimale di 3 più 3 meno 2 logaritmo decimale di 2 più logaritmo decimale di 7 tutto diviso appunto 2 volte meno 2 logaritmo decimale di 7. E questa pertanto la soluzione del nostro esercizio. Leggiamo quest'altra. Numeratore 100 alla x meno 2 elevato alla 3 meno x fratto 5 alla 2x meno 1 meno 7 elevato alla x più 1 tutto quanto minore di 0. Questa non è una disequazione esponenziale ma è una disequazione fratta. Poniamo il numeratore maggiore o uguale di 0 e di seguito il denominatore solamente maggiore perché non può essere mai 0. Cominciamo. 100 alla x meno 2 alla 3 meno x lo poniamo maggiore o uguale di 0. Proprietà delle potenze. 100 alla x è, come abbiamo visto prima, un 10 alla 2x meno 2 alla 3 meno x lo scriviamo come 2 al cubo per 2 alla meno x. Tutto quanto maggiore o uguale di 0. Allora di seguito. 10 alla 2x meno 2 al cubo è 8, 2 alla meno x è 1 fratto 2 alla x che moltiplica 8, 8 fratto 2 alla x, tutto quanto maggiore o uguale di 0. In questo caso otteniamo 10 alla 2x, abbiamo un 2 alla x per un 10 alla 2x, tutto maggiore o uguale di 8, avendo trasportato il meno 8 a destra, avendolo cambiato di segno, e moltiplicato il 2 alla x per 10 alla 2x. Quindi otteniamo che 2 per 10 al quadrato, tutto quanto alla x, è maggiore o uguale di un 8. A questo punto abbiamo un a alla x maggiore o uguale di b. Notiamo come la base a è maggiore di 1, quindi non cambia il verso della disuguaglianza, maggiore o uguale rimane così. Otteniamo che, mettendo ad esempio il logaritmo decimale da una parte all'altra, otteniamo che log di 2 per 10 al quadrato è maggiore o uguale di logaritmo di 8, ovvero naturalmente alla x chiaramente, quindi x logaritmo decimale di 2 al quadrato per 10 al quadrato è maggiore o uguale del logaritmo decimale di 8. Ricordo che log di 8 è log di 2 al cubo, quindi possiamo dire che log di 2 per 10 al quadrato lo possiamo scrivere come x che moltiplica logaritmo di 2, visto che è un log di a per b, è log di a più log di b, log di 2 più logaritmo in base 10 di 10 al quadrato, che peraltro è 2, maggiore o uguale 2 volte logaritmo di 3, log, chiedo scusa, ho sbagliato, facciamo tutti quanti i passaggi, è maggiore o uguale di logaritmo di 2 al cubo, così non mi sbaglio, non mi confondo. A questo punto, altre due proprietà dei logaritmi, ripeto, log in base 10, 10 al quadrato è 2, quindi otteniamo che x che moltiplica 2 volte, che è questo, più logaritmo di 2, è maggiore o uguale di 3 volte logaritmo di 2. In definitiva il numeratore è maggiore o uguale a 0 quando x sarà maggiore o uguale di 3 volte logaritmo di 2 tutto fratto 2 volte più logaritmo decimale di 2. Il denominatore è positivo quando, quindi stiamo studiando la nostra disequazione fatta ponendo questa volta il denominatore maggiore di 0, quindi ponendo 5 alla 2x meno 1 meno 7 alla x più 1 maggiore di 0, trasportiamo il meno 7 alla x più 1 a destra scrivendo 5 alla 2x
per un 5 alla meno 1 è maggiore di un 7 per un 7 alla x, che dividendo otteniamo 5 alla 2x diviso 7 alla x è maggiore di un 7 per 5 è 35, perché questo è 1 fatto 5, passa lì, e conseguentemente possiamo dire che 5 al quadrato fratto 7 tutto quanto alla x è pertanto maggiore di un 5 per 7. Logaritmi da una parte e dall'altra, decimali, e quindi per la proprietà dei logaritmi x log di 5 al quadrato fratto 7 è maggiore di log di un 5 per 7, a sua volta x che moltiplica log di 5 al quadrato fratto 7 è log di 5 al quadrato meno log di 7, quindi un 2 volte logaritmo di 5 meno log di 7, maggiore di un logaritmo di 5 più un logaritmo di 7, e pertanto dividendo ambi i due membri per 2 log di 5 meno log di 7, il denominatore è positivo quando x è maggiore di logaritmo di 5 più logaritmo di 7 tutto fratto 2 volte log di 5 meno logaritmo decimale di 7. E pertanto, mettendoli nel grafico dei segni, perché dobbiamo vedere dov'è che quella frazione è negativa, otteniamo che... Dunque, è evidente che abbiamo un denominatore 2 più log di 2, sicuramente più grande rispetto a 2 log di 5 meno log di 7, quindi questo è un valore più piccolo, quindi qui mettiamo 3 logaritmo di 2 fratto 2 volte più logaritmo decimale di 2, e qua mettiamo evidentemente il log di 5 più il log di 7 fratto 2 volte log di 5 meno log di 7. Allora, questo va così. Questo va così, denominatore maggiore di 0. Abbassiamo gli intervalli, meno per meno più per meno, più per più. Ci interessa quando è che è negativa, quindi la soluzione sarà, naturalmente faccio notare come entrambi, allora questo evidentemente è un valore incluso, questo chiaramente no, perché sta al denominatore, quindi x è compreso la soluzione fra 3 più logaritmo decimale di 2 fratto 2 volte più logaritmo decimale di 2 è logaritmo decimale di 5 più logaritmo decimale di 7 tutto fratto 2 volte logaritmo decimale di 5 meno logaritmo decimale di 7, e questa pertanto la soluzione di questa disequazione fratta contenente disequazione esponenziale. Leggiamo quest'altro. Aperta la tonda 7 alla x meno 1 chiusa la tonda al quadrato meno 5 che moltiplica aperta la tonda un altro 7 alla x meno 1 chiusa la tonda più 4 meno di 0. Beh, è evidente che in questo caso è conveniente ricorrere all'utilizzo della cosiddetta incognita ausiliaria, ponendo 7 alla x meno 1 uguale a t, incognita appunto ausiliaria, in modo tale da ottenere una disequazione di secondo grado nella variabile t che, essendo la richiesta minore di 0, è verificata per valori interni del tipo t al quadrato meno 5t più 4 minore di 0, verificata, ripeto, per valori interni di disequazione di secondo grado classica della variabile t completa, che si può naturalmente risolvere scomponendo ad esempio il trinomio di secondo grado in t a sinistra, che è un trinomio notevole, un trinomio di tipo particolare, caratteristico, chiamatelo come vi pare a voi, in t meno 1 per un t meno 4 tutto quanto minore di 0. Allora troviamo in questa maniera che le soluzioni che sono reali distinte dell'equazione associata alla disequazione, ovvero t al quadrato meno 5t più 4 uguale 0, sono rispettivamente t con 1 uguale 1 e t con 2 uguale 4, disequazione, ripeto, di secondo grado verificata per valori interni, quindi t compreso fra 1 e 4, con 1 evidentemente valore più piccolo di 4. Questo è un sistema, quindi vuol dire che t dovrà essere maggiore di 1 intersecato con t minore di 4. Al posto di t ci andiamo a rimettere la nostra 7 alla x meno 1, quindi stiamo risolvendo un sistema, in questo caso, di disequazioni 7 alla x meno 1 maggiore di 1 che va intersecato con 7 alla x meno 1 minore di 4. Dobbiamo risolvere ciascuna delle due disequazioni e i due risultati, intersecarli, metterli a sistema, chiaramente. La prima, il meno 1 lo portiamo a destra, diventa più 1 fa 2, otteniamo quindi un 7 alla x sicuramente maggiore di 2. Nella seconda, trasportando il meno 1 a destra, anche in questo caso diventerà 1 più 4, 5, 7 alla x, questa volta minore di 5. In entrambe le disequazioni esponenziali elementari dobbiamo introdurre i logaritmi, mettendo il logaritmo, ad esempio, decimale,
da una parte e dall'altra. In questo caso, permettetemi, cambio il modo, metto da una parte il logaritmo in base 7 e scrivo log in base 7 di seta da x maggiore naturalmente del log in base 7 di 2, e qui metto nuovamente, scrivo log in base 7 di seta da x minore del logaritmo in base 7 di 5. Notiamo come 7 in entrambi i casi è un numero positivo e maggiore di 1, quindi non vanno cambiati i versi delle disuguaglianze, e pertanto quello che possiamo fare è, visto che il log in base 7 di seta da x in entrambi le due disequazioni è x, otteniamo in un caso che x è maggiore di log in base 7 di 2, nell'altro caso x è minore del logaritmo sempre in base 7 di 5, ma operando un conveniente e opportuno cambiamento di base arriveremo al risultato del test, utilizzando quindi come base quella decimale, visto che ormai il test ci ha obbligato a utilizzare questa cosa che in realtà non si utilizza quasi mai. Otteniamo che x è maggiore di, possiamo scrivere log di 2 fratto log di 7, quindi logaritmo decimale di 2 fratto logaritmo decimale di 7, e x minore di logaritmo decimale di 5 fratto evidentemente sempre il logaritmo decimale di 7. È evidente che in questo caso, intersecandoli, otteniamo la soluzione finale, che è poi quella che ci fornisce il testo, ma a cui siamo arrivati anche noi molto 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 facilmente, che è x compreso chiaramente fra log in base 2, chiedo scusa, log decimale di 2 fratto log decimale di 7 e log decimale di 5 fratto log, naturalmente anche in questo caso decimale di 7. Questa è la soluzione della nostra esequazione, questo è anche l'ultimo esercizio di questi riguardanti delle esequazioni esponenziali risolvibili con l'utilizzo mediante l'utilizzo dei logaritmi. Dal prossimo video in poi una carrellata di esercizi di riepilogo tratti da questo testo e anche da altri. Vi saluto, alla prossima, ciao!